che soccorsi rischi. Fräulein, excuse me, se vous plaît. Questa strada, dove sta? Ich weiß es nicht. Fragen Sie ihn. Signor Fraginsin, se vous plaît, excuse me, questa strasse, ove trovas? Das ist eine Wirtschaft, das ist doch kein Ausflugbüro. In Deutschland hat jeder seine Arbeit und seine Arbeit braucht Zeit. Adesso ho capito tutto. Razza di lingue che parla sta gente qui. Signore, quest'uomo ha detto che qui in Germania ogni uomo ha la sua specializzazione e ogni specializzazione il suo uomo. Sì, lo dà il cielo. Questo è un tedesco che si capisce. Lei è meridionale, sì, Germania meridionale. Mi faccia vedere questo indirizzo e forse potrei aiutarla. Subito. Ecco qua, questo me l'ha dato il mio amico di Napoli, che io ho classificato numero uno. Questo è il numero 2, io sono il numero 3, per essere chiaro, insomma. Allora il mio amico numero 1 mi ha dato questo biglietto per il mio amico, per questo amico numero 2 che si trova qui in Germania. Io non lo conosco, lui nemmeno conosce a me, ma questo non ha importanza. Quindi io sarei il numero 3, per essere più precisi. Allora io dovrei andare da questo numero 2, il quale molti anni fa è venuto qui in Germania, a Berlino specialmente, e ha fatto dei soldi facendo il magliaro. Il magliaro sarebbe quel mestiere che si vanno per la casa a domicilio a vendere stoffa, vestiti, eccetera, eccetera. Ora io con questa raccomandazione, con questo indirizzo, andrei da questo signore. Questo mi straderebbe anche a me nella carriera magliarica, in modo che io potrei fare dei soldi, perché lui ha fatto già soldi, lui è ricchissimo. Farei dei soldi anch'io, ritornerei a Napoli, porterei le candele a San Gennaro, e lo ringrazierei. Capisco. Vogliamo sederci? Sì, sediamoci. Ascolti attentamente, signor Lopuzzo. Il genitore della signorina è l'ammiraglio Attila Canarinis. Lo avrà sentito nominare, un grande soldato. Perbacco. Ammiraglio Attila Canarinis. Bene, lei lo conosce? No. Io fui ufficiale e aiutante di ammiraglio Canarinis. Conosco bene la sua grande tritura morale e il suo grande animo. Vigliacchi. Chi, noi? No, non noi. Birra, eh? Chi beve birra ha sempre 20 anni, se lo ricordi. Voilà. Ecco. E poi? Alla salute della signorina Creta. È nostra. È San Gennaro. Immagini che è rivenuta fuori una vecchia e calunniosa accusa contro quell'onesto vegliardo. Un ammanco di materiale alimentare dai magazzini marittimi di cui l'ammiraglio Canarinis era il responsabile. Modestamente non faccio per vantarmi, ma riguardo agli ammanchi, io sono maestro, io sono l'Oscar. La signorina è figlia del famoso ammiraglio di cui si calunnia il passato, vede? La povera signorina Canarinis piange. Su, non pianga, per carità. Fa piangere anche a me, vede? Un'accusa veramente assurda. Consideri che in ogni caso si tratta di reato già caduto sotto amnistia e che non potrebbe procurare a suo padre una pena detentiva. Si immagini, a Napoli sono usciti tutti con l'amnistia, eh? Sì, ma quello che mi spaventa è il grande orgoglio di mio padre. Questa stupida condanna potrebbe stroncare la sua debole fibra. Capisce, signor Lopuzzo? Capisco. Ma vedi, quello che non capisco è perché non mi date ancora l'indirizzo di quest'amico mio della Strasse. Signor Lopuzzo, quanto potrebbe guadagnare in 3 o 4 anni con suo lavoro di maglieria? Dipende, 50, 60 milioni al mese, mensile. Capirà, 60 per 36, 4 anni, dico, non so se mi spiego, no? È una sommetta cospicua. O cospicua. Le piacerebbe guadagnare 10 volte tanto in una zula a settimana? Che domande, si capisce? Molto bene. Dopo 20 anni nessuno può più riconoscere l'ammiraglio Canarini, se lei gli somiglia molto, moltissimo. Ah sì, veramente, guarda la combinazione. Se lei si presenta alle autorità alleate che occupano il nostro infelice paese e dichiara di essere l'ammiraglio Canarini, le offriamo 100.000 marchi. 100.000? 100.000. Però? Tenga presente che l'amnistia per un reato così piccolo è quasi certa. Amnistia sicura, confermatami dal mio amico avvocato Servatius. Servatius? Questo nome non mi è nuovo. Facciamo 150.000 marchi. 150.000 marchi? E quando vengono a fare in lire italiane, insomma? Più di 20 milioni di lire. 20 milioni? Ma io vado pure del castello per 20 milioni di lire. Quando esco mi pappo i 20 milioni. Sì, accetto. Ci sto. Prosit. Prosit. Prosit.
No, generale, la vostra pretesa è assurda. Generale McLeod, 17 anni fa noi ci siamo stretti la mano sotto la porta di Brandenburgo. E in nome di quegli stessi ideali che ci spinsero uno incontro all'altro, vi chiediamo ancora una volta di consegnarci l'ammiraglio Attila Canarines. Ma colonnello, l'ammiraglio Canarines si è consegnato a noi spontaneamente e noi non possiamo tradire la sua fiducia nella nostra giustizia. Lasciamo stare la vostra giustizia. Recentemente sono caduti in vostre mani altri due criminali di guerra naziste, il professor von Brunner e il generale Wilfried. Tenetevi voi quei due e consegnateci l'ammiraglio Canarines. Un po' per uno non fa male a nessuno. Temo che questo sia proprio impossibile. Posso chiedervi almeno cosa volete fare di lui? Cosa fareste se vi consegnassimo Canarini? Noi lo processeremmo e lo condanneremmo come si merita. Esattamente quello che faremo noi. Canarini sarà processato dalla nostra corte marziale, pubblico ministero e il maggiore Finley. Sappiamo già che lo assolverete per metterlo al servizio dei vostri piani aggressivi, così come avete fatto col professor von Brunner e il generale Wilfried. Non vi permetto di insultarci. Good day. Хорошо, ce ne andiamo, ma non dimenticate che i nostri occhi sono fissi su di voi. E con i nostri occhi tutti quelli degli uomini che vogliono e si battono per la pace. Lo sbidogna. Bella fregatura. Ormai dobbiamo rinunciare alle collaborazioni dell'ammiraglio Canarines. Dobbiamo processarlo severamente e imparzialmente. In fin dei conti è un autentico criminale di guerra. Non dimentichiamolo. Do you admit to be Admiral Attila Canarinis? Geben Sie zu, der Admiral Attila Canarinis zu sein? Ja. As Commander-in-Chief of the Secret Service of the Third Reich, you are hereby accused of the following crime. First, of having organized and directed acts of sabotage and other criminal acts, causing the death of an incalculable number of victims. Secondly, of having stolen military and scientific secrets, using the cruelest methods of torture on civilian and military prisoners, in defiance of the Hague Convention. Do you plead guilty of these criminal acts attributed to you? Yeah. For these crimes, Attila Canarinis, you will receive the maximum penalty of death. Yeah. Since you have not selected an attorney to handle your defense, the court has appointed one of your co-nationals, Attorney Hans Bauer. Do you accept this designation? Yeah. The court clerks will please see that this acceptance is entered into the records. Major Finley, let's begin the examination of the witnesses. I should like to call the first witness, Hans Krüger. Swear to tell the truth, nothing but the truth, the whole truth. So help you God. You swear. Herr Hans Krüger, you have served in the Overcommand 84, initials which stood for the headquarters of the German Secret Service. Jawohl. Now, do you recognize in that man sitting in the dock your former commander, Admiral Attila Canarinis? Der Chef zeigte sich nicht.
Sein Gesicht war ein Geheimnis für alle. Do you mean to say that you've never seen him in person? Ein paar Mal, aber nur flüchtig. Approach the accused and take a good look at him. I'm not surprised. Gentlemen of the court, Hans Kruger was a member of the SS, and it's only natural that he lied to protect his chief. Die Erklärungen des Zeugen zu Protokoll, bitte. Die Unterstellungen des Staatsanwalts interessieren uns nicht. Okay. Have the witness Giuseppe Rossi brought to the stand. You're dismissed. What is your name? One moment. What is your name? Rossi Giuseppe. Italian? No, Napoletano. Place your right hand on the Bible, please. Do you swear to tell the truth, the whole truth, nothing but the truth, so help you God? Say, I swear. I swear. Parlate pure italiano. Avemo gli interpreti. Poi io capisco italiano. Fatto, ma era da Napoli, come tu. Ah. E allora me la levo questa scuffia perché veramente mi dà fastidio all'orecchio. Dunque, eccellenza, io sono marinaio, o meglio, io ero marinaio nel 43, quando stavo sulla mia corazzata, quando era bella, stavo nel porto di Castellammare, nel golfo della mia Napoli, della mia bella Napoli, signora eccellenza. I tedeschi la bombardano, affondano la corazzata, io finisco prigioniero, là, così, in mezzo al mare. Improvvisamente, assieme a altri compagni scelti come me, ci portano sopra una nave tedesca. Oh, mamma mia, al pensiero solamente. Io mi sento un tremito in tutte le ossa, mi sento. Fatevi forte, continuate. Let's go. No, io veramente dovrei andare indietro, eccellenza. Andiamo indietro. Ecco, eccellenza, io avevo saputo, niente meno, avevamo saputo che queste si servivano del corpo di noi poveri prigionieri, come diciamo, come veicoli di spionaggio. Signor Rossi, volete spiegare meglio alla corte cosa si intende per veicoli di spionaggio? No, spionaggio, spionaggio, ecco. Dunque, signor eccellenza, ci facevano ingoiare, è vero, certi dubbetti. Insomma, che dentro c'era una specie di microfilco. Capsula. Una capsula, e dentro c'era un microfilio. Un microfilm. Microfilm. E poi che facevano? Ti facevano ingoiare. Che cosa tremenda, spietata. Questi tubetti con microfilio di microfizio dentro, vero? Poi ti avvelenavano con una siringa e ti buttavano a mare. Subito altre spie lo pescavano e lo squartavano, eccellenze, mi dovete credere, senza pietà, lo squartavano come una spigola, una spinola. E perché li squartavano? Per prendersi il cappone con l'amico Frizio che c'era dentro, era. E io, eccellenze, era stata scelta a questo bisogno, capisci? Vi fu praticata l'iniezione mortale? Sì, signore, eccellenze, ma me la praticarono come? Nel portafoglio. Come? Adesso spiego io, perché siccome loro avevano in fretta, mi infilarono al lato del portafoglio che io tenevo, proprio qua, sulla destra, signor eccellenza, parlando con rispetto sulla nacheta, la nacheta, come si chiama? La nacheta, la nacheteca. Nattica. La nacchera destra qua, e mi credevano morto, e mi menarono a mare, ma io ero vivo. Naturalmente la Vergine con me e San Gennaro, che sempre io sono stato fedele e sempre io prego notte e giorno, nuotando, finalmente fui salvato da una nave svizzera. Siete stato fortunato. Fortunato? Ah, e i capperi le capsule dei microfilm che io mi ero ingoiato, due, e io lì mi dovevo liberare. Che sforzo, che ricordo, mamma mia, mi sento un tremito convulso nelle vene. Signor Rossi,
Ci potete dire se ricordate bene l'uomo che vi destinò a quel compito disumano? Come? Come? Al carognone misterioso, ma io lo tengo fotografato qui, lo tengo qui! E se fosse presente qui, in quest'aula, potrebbe indicarlo? L'ammiraglio Passarotto. Attila Canarines. Canarines, come no? Eccolo lì! Dove? A te, dov'è questo mascalzone, eh? A te, parlo a te! Guardami in faccia, carogna! Criminale! Ma che sei scemo? Signor Presidente, ma che pazzo! A quest'uomo vuole mandare in caverna un'anima innocente, un'anima limpida, pura! Dico, ma qui c'è un equivoco, qui si pigliano fischi per fiaschi, e io non sono né un fischio né un fiasco! Oh, ma chi ti conosce a te? Chi ti ha mai conosciuto? Ora, silenzio! Ma come, parlate italiano? Sì, signor Presidente, io sono italiano. Io sono Antonio Lapuzza, vedovo Nardecchia di Acerra, classe 1910, classe di ferro, enzi a Dio. Ripeto, qui si vuol prendere un equivoco, qui un abbaglio, qui si vuol mandare in galera una persona, un innocente, un limpido, un puro, uno scevro. Ha capito lei, signor Presidente? Io, questo ammiraglio canario, come si chiama? Guaglia, canarie, che ne so io? Attila Canarinas. Canaris, non lo conosco. Non conosco né a lui, né a questo marinaio. Non t'ho mai conosciuto. Ah, non mi conosci? Volete vedere che lo sfondo in faccia? Volete vedere? Ti faccio fuggire! E tu sei nato! Ammesso che la vostra storia di stamattina è vero, i due tedeschi, i 20 milioni, eccetera, eccetera, volete dirmi per favore chi siete veramente? Ma quante volte glielo devo dire, signor giudice, vostro onore? Io sono Antonio Lapuzza, vedovo Nardecchia, nativo di Acerra, classe 1910, e rotti. Allora asserite ancora di non essere l'ammiraglio Canarines? Ma quale ammiraglio? Quale ammiraglio? Come posso essere ammiraglio io se non sono nemmeno notare? Voi capite che non possiamo credere a così sulla parola, sarebbe troppo facile. Killo, Canarines, siete un demonio. Capacissimi di sapere parlare napoletano come me e voi, di sapere tutto sul nostro Napoli. Vabbè, se vuol mettere uno così, che ha saputo delle cose a orecchio, che ha imparato così, viceversa un napoletano vero, verace che è nato, che è cresciuto, che è cresciuto a Napoli, abbia pazienza. Comunque, lei dice che suo padre è napoletano, e allora faccio una cosa. Lei delle cose dovrà saperle per forza, perché in casa le avrà capitate quando suo padre parlava. Mi faccia delle domande. Ditemi quando Caruso debuttò al Metropolitan di New York. Anno, mese e giorno. Ma tutti i napoletani di Broccolino lo sanno. Ah, i napoletani di Broccolino. Ma allora ritorniamo all'età della pietra, in mano a Francischillo. Scusi, signor giudice, io sono un napoletano moderno. Lei mi deve fare delle domande odierne. Sia odierno. Del resto, il napoletano lo si vede subito, lo si capisce subito se è veramente napoletano o no. Da come si comporta, da come riesce a vivere senza una lira. Mi dica un po' lei, vostro onore, sarebbe capace di fare un viaggio a Cerra Berlino con solo 600 lire in tasca? No, di sicuro. Questa è buona, potrebbe essere una prova. Ecco. No, non basta. Vediamo un po'. Ah, io so che i napoletani sono accanati giocatori del latte. Accaniti. Accaniti giocatori del latte. Sì. Lei dice accanati del latte. Allora, conoscete la cavala? Ah, sì, la smorfia. La smorfia. La porta sempre meco, la sua memoria. Eccola qua. La vedi? Dunque, vediamo un po'. Sì. Allora ditemi. Ci sto. Carabinieri quanto fa? Non l'ho chiesto io. No, dico, lo so, io mi domando a me stesso, dico quanto fa carabinieri. Sì, ecco, appunto. Sì. Carabinieri quando fa carabinieri e. Sì, carabinieri fa cosa da fa? Beh, scusi, carabinieri a cavallo o a piedi? A cavallo. A cavallo. Carabinieri a cavallo in divisa, beh, o borghese? No, in divisa. Con le scarpe. Con le scarpe. Le scarpe fanno 22. Scarpe 22, ma io ho chiesto ai carabinieri quanto fa? Ma se in divisa e a cavallo e vestiti c'ha le scarpe, quindi fa 22. Ma matematica non è un'opinione. Oh, vabbò. Allora, caccia cavallo. Cavallo 54. Due cacciocavalli e 108.
adesso le faccio una domanda pertinente. Sì. Mi dica un po', signor giudice, mi guardi negli occhi. Quanto fa Paparella? 21. Bravo! Faisa! Faisa! Questo è dei nostri. È un autentico napoletano. Qua. Just as I suspected, he's a real Neapolitan and not Canarinist. Oh, this is great. He's really ruined us. What kind of impression will this make on the Russian? Wait, there's one solution. We could continue to say he's Canarinist and hang him. Oh, no, 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 I couldn't permit that. After all, he's an innocent man. Besides, I don't think he's ready to sacrifice his life to save the face of the West. Voi che ne dite? Ma, oh, dico, adesso sono libero, posso andare via, si è chiarito l'equivoco. Ah, no. Caso non è ancora chiaro. E quando lo chiariamo questo caso? Che ne so, un anno, due anni, dieci anni, vent'anni. Vent'anni? Ma che siamo impazziti? Ah, no, la macchina della giustizia è in movimento. Ma dico, paesà, ma dico, non si potrebbe dare una spintarella a questa macchina della giustizia? Ehi, vostro onore! Saluto Massore. Un bel guaio. Che figura faremo di fronte ai russi? Certo, se lo avessimo saputo avremmo potuto cederlo a loro. Dobbiamo trovare la maniera per salvare la faccia. Chi avrà organizzato questo trucco e perché? Forse lo stesso Canarinas. Quello vero, voglio dire. È probabile. Pensavo che il napoletano sarebbe caduto nel tranello e che noi lo avremmo giustiziato. Dopodiché il vero Canarinas avrebbe potuto vivere in pace. Ah, se potessimo acchiapparlo. Non è escluso, generale. Non ci rimane che far evadere questo napoletano e dopo sorvegliarlo. Presto o tardi ci metterà sulla pista del vero Canarinas. Qui Pantere Bianco 1, qui Pantere Bianco 1, chiama Cigno Verde, passo. Qui Cigno Verde, passo. Il prigioniero è scappato, lo seguiamo. Bene, Pantera Bianco 1, non lo molate. Seguitelo sempre, prendete note delle persone con le quali si incontra ed eventualmente proteggetelo. Ok Cigno Verde, ricevuto, passo. Ok, chiudo. Thank you.
San Gennaro a Berlino. Oh, San Gennaro mio, che piacere che mi ha fatto vederti. San Gennaro mio bello, anche tu emigrante, vuol dire che anche tu hai attraversato l'Alto Adige. Ma che gioia, proprio trovare un paesano all'estero è una cosa che fa un piacere pazzo. Sono emozionato, mi la pelle d'oro. San Gennaro, quando sei caro. Tra paesani. Senti un po', San Gennaro, tu mi devi aiutare. Eh sì, perché vedi, io è un sacco di tempo che sto cercando questo amico. Già, che stupido. Io ti parlo in italiano, qui siamo in Germania, dovrei parlarti in tedesco, ma sai, il mio tedesco difetta un po'. Ma arrangi, su, guarda. Bitter, Sank Diena, aiuta a trovare cotesta amic, Josef Pagliuk. Non lo fai questo piacere? Accidente ai pipistrelli. Rolfstrasse, numero 31. San Gennaro, io ti ringrazio. Dankeschön, Dankeschön, bitteschön, wunderbar. San Gennaro, auf Wiedersehen. Grazie, stato pure. Ecco, deve essere tutto. Bellissimo. Pantera Bianca 1 chiama Cigno Verde. È entrato in Rolfstrasse 31. Passo e chiudo. Ma a chi cercate? Dirà che lo hanno a questo signore. Ah, Giuseppe Pagliuca. Ah, è stato. Ma come io ho attraversato l'Alto Adige e mi pare che mi trovo a Porta Capuano. A questa mazza, sopra il lattico. Voi permettete? Mi pare che mi fa una bella spaghettata. Come so, mio amico? A Caruno con le vongole. E viva l'opera! E viva! Che bellezza della nostra paesana! Vedi Napoli e poi Moro! Coscia napoletana! Che? Voi sei tu? Oh, il marinaro, l'ammiraglio Catarissi, il criminale di questo! Ma guarda criminale e criminale! Criminale sei tu, come stavo mandando in galera a me, innocente! Ma abbiate pensato, alzate la voce! Innocente, ma che te lo ma che te lo fai? Mettiamo le mani a posto! Ma possibile che noi italiani ci dobbiamo sempre far conoscere all'estero? Ci dobbiamo sempre tirare i piedi l'uno con l'altro, ci dobbiamo! Ma abbiate pazienza, ma chi sapeva che voi eravate napoletani? Abbiate pazienza. Io credevo di fare un atto di giustizia facendo incarcerare un criminale nazista. Fatemi sta zitto, non mi fate. Ma che criminale, che nazista, che nazista, che io sono un povero disgraziato. E allora lei mi deve dire a me perché che ci facevo nel banco degli amputati. Che ci facevo nel banco degli amputati? Che ci facevo? Che mi avevano offerto 20 milioni a ciò che io mi dichiarassi colpevole di una sottrazione di scatolette. Un momento. Anche a lei. Anche a me. Anche a me. Ma fosse stata una signora alta, bionda, bella. Una bella signora, accompagnata con una alto, brutta, nana malonga. Sì, sì. Anche a me. Ma no. 20 milioni sulla coscienza, è proprio sulla coscienza. La miseria. Quello mi disse, voi fate la testimonianza falsa, ma dice, ma qua ci fosse pericolo. No, non è che c'è pericolo, insomma, vi chiamate Giuseppe Rossi, mi cambiate il nome. Tu che ma mi disse, ma quel poveretto, vabbè, quello lo mandano al patibolo. Ma già, va la vellinciatura. No, forse. E voi mi mandavate per 20 milioni al patibolo. Abbiate pazienza, abbiate pazienza. Ma insomma la sostanza che ci hanno fatto fessa a tutti e due poi in fondo. A noi napoletani, noi che a Napoli ci vendavamo gli americani, i negri. Non me li sono mai venduti, semmai me li sono comprati. Ma guarda un po'. E che fate di burro oggi? Questo è sale. Scusa, lasciate stare che sono geloso. No, buono. Ci mettete un naso di ragù, è buono. Che fate, basta? Due tubetti. Ah, questi sono tubetti. Ma che viene la donna annunziata. Scommetti Gragnano, eh? Gragnano. Gragnano, sì, Gragnano. Dunque, oggi mangiamo pasta, eh? Mangio. E io ci sto. Stati se io mangio. Pasta. Questo è un altro bel regalo che mi ha fatto la mia zia Monaca. Mi ha detto vai là, troverai un amico, Giuseppe Lavagliuca a voi. Ma perché, lo conosco? No, ma lei conosce voi. E adesso dove sta? Morta. E allora? E beh, ma i morti conoscono tutti, capiterò. La zia, per aiutarmi, mi viene in sogno e mi dà i numeri. Ma perché giocate all'otto? No, io non gioco all'otto. Io non esco di casa se non porto questo con me. Che è la guida? Che guida? La cabbola. La? Cabbola. La smorfia. Smorfia. Ah, si chiama... sì, qui c'è scritto tutto, con i numeri e quello che significa i numeri. Per esempio, guardi, donna bella, donna brutta, uomo bello, uomo brutto, galantuomo, delinquente, pulito, schifoso. Grazie. Galantuomo, ladro. Grazie. No, tutto quello che c'è scritto qui dentro. Quindi, i numeri non me li dà per giocare all'otto, perché sarebbe un peccato, un vizio. Attraverso i numeri io mi regolo quello che devo fare. Per esempio, mi è venuto in sogno e mi ha dato numero 8, primo, 8, Magliaro o Maglia.
24, viaggio o viaggiare. 75, capitano importante della Germania, a Berlino. Io ho dedotto, devo viaggiare, devo andare a Berlino. E la conferma l'ho avuto da Pasquali Brodo, che qui non c'è. Pasquali Brodo, aspetta, sono Pasquali Brodo. Lo conosco. Voi no, ma lui sì. E dove sta? È morto. Anche lui. Ma i morti conoscono tutti. Ma voi conoscete un cimitero. Prima di morire mi ha detto, vai a Berlino. Lì troverai Giuseppe Guagliarù, no? Pagliuca. Giuseppe Pagliuca, vedrai come ti aiuterà. È generosissimo, sì. C'ha un cuore così. Ti aprirà le braccia, metti il portafoglio a tua disposizione, mangerai pasta ogni giorno con lui, insomma starai proprio a posto. Caro mio, è finita l'epoca di Salvatore Brode, che scherziamo, per carità. Qui ce la passiamo male. Ma no. Ma proprio male assai, all'epoca di Magliare, all'epoca d'oro di Magliare è finita. Scusate, abbiate pazienza. Che? No. Scusate, abbiate pazienza. Che? Scusate che vi metto la mano in tasca. Sì. Questa è roba mia. Sì, l'ho trovata. Dove l'avete trovata? Qua sopra, l'ho trovata qua sopra. È roba mia. Aspettavo i richiedenti. Di nessuno l'ha chiesto, è vero. Mio. Non lo fate più. Abbiate pazienza. Distratto. Non lo fate più. No. Dunque adesso vi faccio toccare con le mani che cosa significa la vita dei Magliari. Accomodatevi. Prego. È quella Pasquali Brodo, chissà che si pensa. Pasquali Brodo. Voi permettete che vi procedo. Prego. È finita. Scusate, ma perché non ci vediamo di più? Come no, siamo paesani. Ti dispiace? No, affatto. Ma con tanto piacere. Siamo paesani, siamo. Non ti dispiace? Affatto. Oh, come ti chiami? La Puzza. Io mi chiamo La Puzza di cognome, Antonio La Puzza, vedo con Ardecchia. Va bene, spiega all'amica qua qual è la vera vita di Magliari oggi giorno qua a Berlino. Male, amico mio, male, siete arrivati troppo tardi. Una volta eravamo potenti, allora arrivavano i Magliari, si aprivano tutte le porte. Lui cappello. E le donne si accoglievano a braccia aperte. Caro Giulioschi, quello che scrivono i nostri giornali è la verità. L'ammiraglio Canarinus è evaso davvero. Le vostre affermazioni sono un'offesa alla nostra intelligenza. Voi l'avete nascosto per poterlo adoperare in organizzazione vostro servizio segreto. Noi non ne abbiamo bisogno. Forse è voi che Canarines interessa sotto questo aspetto. Nostri servizi di sicurezza sempre efficientissimi, anche senza aiuto di quel criminale. Se siete così efficienti, trovatelo. Lo faremo, ci potete contare. Da svidagna. Goodbye. Da svidagna. Generale, ma se lo trovassero... Lei dimentica che il vero Canarinus è ancora latitante, mentre quello evaso è il falso. Ora noi stiamo cercando l'ammiraglio, mentre i russi non cercano che un volgare Magliaro. Ma io non capisco. Ma come invece di andare in città, tu mi hai portato a Pompei? A Pompei, qua, tutte ruderi. Ma che Pompei, hai capito che è periferica, si vende meglio in periferia. Andò, tu devi imparare poco, spazio, costo, che significa cosa costo. Quando tu vuoi dire prega, dice bitta. Quando vuoi dire arrivederci, dice auf Wiedersehen. Oppure bitta, spinze, witta, che significa parlate con me. E che devo dire? A me niente. E tu mi hai detto, come hai detto? Spinze, witta, piano, non lo so. Ma vendono tappeti e articoli d'abbigliamento? Ma no, guardi signori, io sono di passaggio, non c'entro. Lui è il titolare. Un momento, mi sono trovato qua per combinazione. E niente paura, io apprezzo molto i Magliari italiani. Ah sì? E allora quando è così noi abbiamo tappeti persiani della Persia autentici? Scusa, abbiamo calze, andò, un momento, scozzese, la Scozia, bagne mutande. Scusi, lei prima non si trovava, adesso si trova. No, non interessa a me, mi interessa ai miei amici. Salire in macchina, portare. Sale. My friend. Philip chiama Schulz. I due sono stati prelevati da una macchina. Li seguiamo. Mantenete contatto radio. Molto bene, non li perdete d'occhio. Li hanno agganciati e li seguono. Bene. Osserviamo questa distanza. Avanti! Ma dove ci portate?
Andiamo in una casa molto signorile. Ah, mi raccomando, è signorile. Eh sì, perché noi abbiamo tutta roba di prim'ordine, roba da gran signori. Oh, e per i prezzi, com'è? Per i prezzi lascia stare che ci penso io, parlo io. Siete tranquilli, è gente molto per bene. No, perché noi non accettiamo cambiale, cambiale straniera, non ne vogliamo. In Italia non si conosce cos'è una cambiale. Ma non dire cose inutili, la cambiale straniera, questa pagano con i marchi. Mi raccomando che debba essere marca pesante, non le gire. Ah sì, bei marconi. Ho detto di stare tranquilli. Dai, dai! Dai, su! Allora! Dai, Michel! Su! Dai, camera! Su, qua! Sto suonando! Morgen! Già sapere, prego. Il 78. Sono domande queste qua, io preferisco tutte e tre, si capisce? Ma adesso dobbiamo pensare a vendere tutto lo stock. Sì. Se la Madonna di Pompei ci aiuta. Hai capito che ce ne torniamo nella nostra amata città. Sancti Enar, parole sancti, aiutacci tu. Di, col tedesco mi sono scappato, Di, qua ci manca un paio di calzette, l'hai preso tu? E che ne so io? Non l'hai preso tu? Ma che hai preso io? Io porto le pezze, i piedi. Mia signora dice intanto bere qualcosa. Dove il cappello? Oh. Qui ci offrono qualche cosa, Sono molto gentili qui. Sì, vabbè, ma non ti distrarre, ricordati che dobbiamo vendere tutto lo stock della roba. Lo so. Ricordati. Sprechen Sie Deutsch, Fräulein. Ja. Ja, ha detto ja. Che fa? Come mette da silenzio le calze in tasca? Sei ladro. Oh, sono stato questa la soddisfazione. Scusami. Ah, Sprechen Sie Deutsch, ja? Ja. Non mi ricordo come si dice scusa. Quando è brutto, quando uno non conosce la lingua, che vuoi sapere? Come si dice scusa in tedesco? Bitte. Oh, è l'unica parola che mi mancava. Bitte, Fräulein. Noi vogliamo sapere se la Frau Patron, sua signor, desidera oltre qualche cosa di tovagliaten, qualche capo di biancaria. Ja, biancaria, che so io, camice, da giorno, da nuit, qualche culotte, una sangulotte, un paio di casettiere, un papouche, le scarpe. No. Ja, ich weiß nicht. Die Dame des Hauses hat mich zu ihrer Disposition gestellt. Attente. Ha detto che si mette a nostra completa disposizione. Ma sono proprio gentili e cari. Ma dove siamo capitani qua? Questo che fosse un 61. No, per carità, questa è la casa per bene. Comunque, mi approfondisco. Sprechen Sie Deutsch, Fräulein. Noi, io e il mio camerat, Richard, volevamo sapere se qui in Reich... Nel Reich, conoscere qualche Frau Merlin? Is bestenis. No? Ha detto? Mi pare che ha detto, no, non capisco. Ah, yeah. Mi pare. Yeah. Prego, mangiare. Oh, tanche. Che tanche, mangiare. Ma che sono, olive? Non essere olive, essere pranzo completo. Come, Fräulein? Questo qua è un pranzo completo? Ja, pranzo sintetico. Hai capito, Antonio, questa Germania, che sono tremendi, scienziate tedesche. Quelle ti hanno inventato l'ultima invenzione, vedi, quelle in una piccola capsuletta, come si dice, ti mettono un pranzo completo e tu risparmi di masticare, di come si dice. Nine, per me nine, per il mio camerat non so, ma je prefer, io vol prefer la
all'antico, lo sfilatin, tagliato con la formage, con la casse, con la salam, con la chiappe. No, non facciamo il materialista, ma siamo nella Germania occidentale, dove c'è il progresso. E io sono antico. Vabbè, come... mangio. No, capire, un libro tedesco può fare schifo. Fare schifo? Nein. Vabbè, allora mangio io. Yeah. Piano, non masticare, ingoiare. Langsam. Etter ingoia. Basta così. Andò, la figlia di Passerotto. No, l'uccione della guaglia. No, la figlia di Cattolino. La Canaris. Come si chiama? La Canaris. Ti consiglio di non muoverti troppo. Ma che modi sono questi, scusate? Ma che marino, ma prima ci trattate gentilmente. E adesso? Con le armi a mano armate ci minacciate? La capsula che ha ingoiato è stata preparata da mio padre. Andò! Mi hanno fatto ingoiare un altro amico finto. No, la capsula è piena di esplosivo. Al primo movimento che farai, boom! Tu ti disintegrerai. Andò! Ti muore che ti disintegrerà, non vuoi? Hans, schnell! Così imparerai a fare il furbo. Scusi, ma che farai questa sotto? A me? Ma io non lo conosco questo, sa? Io l'ho conosciuto per combinazione qui a Berlino, ma non lo conosco. Ma noi ti conosciamo benissimo. Andiamo. Veniamo anche noi. E ci lasciate soli. Non ti muovere. Non ti muovere che scoppiamo per aria. Io scoppio presso a te. Io non ti conosco, ma chi me la fa? San Gennaro mio, vabbè. Questa carota. C'è la vita lì. Fermi! E non fate resistenza! Avanti! Su, sbrigatevi! Avanti! Avanti! Sammy, presto, andiamo di sopra! Finalmente lei ci dirà dove si è nascosto suo padre. Venite con noi! Respira piano! Cosa fate lì come due mummie? Venite via! Non si può muovere. Non ti muovere. Fermo, non ti muovere, per carità. Non fare movimenti bruschi. La pillola scoppia ogni movimento. Specie le parole, controlla le parole. Non pronunziare certe parole, soffi le sillabe. La P, per esempio, la T, la C, sono pericolosissime. E già, perché la P fa pim, pum. La T fa ta, ta, la C fa cium e saltiamo per aria. Ma scalzone delinquente, ma che bisogno c'è di abbinarmi a questo farabutto? Saltava lui per aria, pazienza, uno di meno. Oh no! Chi è? No, non dica niente, pure a me non ti capisco, parla chiaro! Telefono! Il telefono! Dove sta? Divento cannibale, divento un mongolino, sai? È passato. Mamma mia bella. Ardicchia mia, mia moglie. Mia moglie, ne vedo un ardicchio. L'anima sua. Che lingua che mi ardicchia. No, è quella l'anima dell'altro mondo che mi protegge. Stacca la mano alla mia. Appoggio sul tavolo. No, non ti vuole. Io mi sento la testa intronata, sento
ancora il botto nell'orecchio. Io c'ho la gola che mi fa male. Chissà che c'è sta, a me mi fa male. Guarda. E non tirare, non tirare. Guarda qua, guarda. Volte dall'altra parte, per carità. Tu lo sai che quando punti la bocca è come se montassi un cannone, tutto può essere ancora carico. Ma state di esagerare. Fammi sentire. Che c'è? È rimasto qualche scremento. Che scremento, ma per carità, quella la capsula è scappata, non l'hai vista, se no saremmo morti pure noi. Vuoi, ma un pezzettino. Piano, a furia di andare piano, ci abbiamo messo attorno, ma hai fatto fagioli. Ho fatto io. Ma hai fatto fagioli. Ma dico, sei pazzo. Sei pure bruciato. Ma come ti ho fatto fagioli io? Hai fatto fagioli? No! Parla bene, hai dimenticato pure di parlare italiano. Bruciando lì, però. Deve essere qua fuori, in che paese sei. Le gambe. Il solito muto d'aria, la buca. Tu non sai camminare. Non so camminare, mettici una tavoletta sopra, vergognati. Ed io disgraziato che ho attraversato l'Alto Adige per venire qui. L'Alto Adige! Piano, siamo diventati fratelli siamesi, siamo. Questo attacco che abbiamo. Assieme una cosa che tu. Se me la chiama casa, me la chiama. Casa. Ecco. Casa. Oh, di. Ma adesso ci vogliamo liberare di questi ferri? Sì. E oltre a essere vergognosi, ma a me mi fanno un cattivo augurio. Portalo io, fa dopo. Ci vorrebbe un ferro, un mezzo. C'hai una sega, una tenaglia, no. Un martello, no, un cacciavite. No. E ci vuole un ferro contundente. C'è stato un coltello. Vediamo col coltello, sì. Dammi l'anello. Quale anello? Nel prendere il coltello ti sei preso l'anello, me l'hai sfilato. Ma forse questo. E me lo chiami anello questo. Ma l'ho fatto per comodità tua, scusami. Sei ladro. Ma come vai a letto con gli anelli tu? Sei ladro, io ti temo. Ti temo. Piano che mi fai male. Ma fai male! Ma che sei di pasta folla, sei? Non mi sa fare. Ma che vuoi fare? Papi, dimmi una cosa. Ma dimmi la verità. Tu a sta mano ci tieni, no? Ti serve? No. Ma perché? Perché in caso estremo rimedi, scusa. Se si dovesse, data la circostanza. Ma trattati. E allora tieniti delle manette. Sì. E non rompere le scatole. Ecco. Andiamoci a coricare, però io prima devo andare in un posto vicino. Perché? Perché ognuno sa gli affari suoi. Dove sta? Sta là. Andiamo. Oh. Io vengo con te. Sei voluto tenere le manette? Porca miseria, sei stato tu, mi hai fatto l'improvvisata. Sarà stato lo spostamento d'aria quando è scoppiata la villa. Io vado, Oh, papì, ti dispiace che vado in un posto vicino, no? Va, sì. No, quello è l'armadio. Buttala via. E dove sta? Là c'è la vetrata. Questa? L'ho fatta fare apposta, c'è la vetrata, c'è scritto sopra. Ma il tedesco non lo so leggere. Non te la abbiamo. E Pino? Mamma mia, che paura. È buio l'ambiente. E c'è sta la candela. Ah, sì? C'è la candela. Scusa, non te arrabbiare. Pepino. Non c'è. C'è il secchio. E l'ho visto, ma non c'è. E c'è la segatura. Sì, mi arrabbio. È un po' d'umanità, e dove c'è? Ai farisei. E questo non c'è, e quell'altro non c'è. E quando è scocciato? Tutto bene, è andato tutto bene. Dov'è qui? Fa che io faccia fortuna qui in Germania, io ho attraversato l'Alto Adige, Domini. E santa madonna! Io sono vivo! Ma che? E che fai? E mi sto dicendo l'occasione. E qua te vedete dire? E prima me l'ho letto, ma sono abituato a dirmi le preghiere, abbia pazienza. Va. E vabbè, non me ne dico più, va bene. E questa è l'ospitalità. Basta
di attatura qua. Oh. Ah. Scusalo, scusalo, abbi pietà dei poveri di spirito, e questo è povero di spirito. E dove mi arrangio io? Mi arrangio. Ma dove? Oh. Hai preso tutto il letto, dove mi metto? Fammi dormire. Tiriti là, tiriti là. Tiriti là, tiriti là. Oh, è pure duro, so. Oh, scusa, Scusa. Ma che fai? A me bisognerebbe... Che c'è? Non mi fai sonare di questo tipo! Oh! Attamma la coperta! E piglia della coperta. E mi scopri a me. Oh, mamma mia, mamma mia. Insomma, che facciamo con sta coperta? Che si fa? Come sei suso. Ma che facciamo? Non ti arrabbiare. Facciamo una cosa. Dividiamo la metà, va? Metà peggio scheduto. Questa è la metà tu, questa è la metà mia. Avanti. A me mi spetta questo. E a me mi spetta questo, che è una striscia. Che dovrei fare? Tiri di là. Hai ragione che tiri di là. Tiri di là. Qui vanno i piedi fuori. Oh, che palle accorciate. Tiri di là ste gambe, scusa. Sempre stai fermo, no? Io sento uno spiffero. Da dove viene? Questa è una costruzione antica. Sì, c'è su corrente d'aria. È stata bombardata. Sei fritto. Fammo piacere, dormiamo. Oh. Metti la nostra cappella. Che sta a fare qua? Cos'è questo? Oh! Fammi appoggiare la testa. Dal letto mio. Buonanotte. Sei tu? Che spavento mi hai fatto vegliare. C'ho le ossa rotte. Tu stai ancora qua. Come si dorme male nel tuo letto, già il cretino su io. Che mi sono rimasto a dormire. Che umido. Ragazzi, che freddo. Come starno di male. Come sto bello combinato. È lumido. Sono ambienti. Al sole di Napoli. Napoli. E io. Napoli. Io sono rimandato l'Alto Adige. L'Alto Adige. Napoli. Chi c'è lì si accende l'umidità. Permesso. Scusa, Ma che fai? Non lo sai che fai. È buio lì dentro, per forza. Scusa, Peppino! Peppino! Guarda un po' che c'è lì dentro, guarda. E questo l'ho messo io. No, lo so che l'hai messo tu. Guarda poi sul giornale qui, c'è la fotografia del mio ritratto. Ma che scherzi? I russi mi cercano. I russi sono russi, a me mi fanno spaventa. Ma che scherziamo? Io scappo, dimentico niente. Caccia spietata la famosa belva nazista ammiraglio Attila Canaris. Evasa dalla prigione USA, l'Unione Sovietica reclama la cattura, vivo o morto. Ui, hai mattinato a dormire con me? Ma mamma, sono compromesso! Andò! Io divento quando maciata. Io non ho venuto. A Berlino ho passato questi guai. Per carità. Ai! Peppino! Andò! Disgraziato, cosa hai fatto? Sono scherzi che si fanno questi. Uè! Sono scherzi! Ma come stanotte mai hai murato la morte per non farmi scappare? Ma chi è stato? Tu, cosa? Ma io no! E tu? Quando ho un dubbio. Quando ho un dubbio. Hai un dubbio? Un dubbio! Ma c'è questo dubbio? Parla italiano! Un dubbio! Non ti capisco. Vediamo di qua. Vediamo da questa porta qua. Andò. Andò, siamo qui. I russi!
Ti voglio una viva morta, vai da lì! Voglio rendere in capo! Non ci vado niente! Io dimentico, ci vado con la famiglia! Ho attraversato l'alto Adige per passare la famiglia mia! Che ne so, Dio mio! Che ne so! E che ti importa, loro sono le sette! Sono le sette! Fammi vedere! Sono le sette! Addosso! Sono la parola, sono le sette! Addosso, fammi vedere il viraggio! Non è il momento! Ecco qua, guarda! Andò, questo orologio è tuo! Là. Che ne sono trovato per terra? Sei là. Nessuno l'ha richiesto. Ma come di questi momenti drammatici tu vai a rubare? Questo è un orologio. Vediamo da quell'uscita lì. C'è un'uscita di sicurezza. Che uscita di sicurezza? Che è uscita, Madonna. No. Questo qua. Tu darsi che da quest'uscita della sacrestia. Ah sì? Questa cima d'ora che c'è la sacrestia. No. Cammina, sto schifo. Cammina, che è? Per bacco. Laggiù c'è una luce, una finestra. Andiamo. Qui, e là ci sta gente. Ehi, Bitte! Voi! C'è un telone! Che c'è sale? Qua sotto! Sotto, Bitte! Qua! Un telone per due! Hai visto che vola? Abbiamo, tocca a noi, tocca. Qua! E che fanno? Se ne vanno? Ehi! No, e questo è un sabotaggio! Oh! Che sia, vieni qui via! La polizia! La polizia! Ah, è i guardie! Si chiama la polizia! Ecco, non sparire più! Viene da buttarsi! Guarda! No, non sparire giù. La parola. Senza dolore è altino, da qua. È altino, ma bastano poco di coraggio. Appunto, tu che c'hai coraggio, comincia a buttarti. Va. No, io no. Io ti guardo le spalle. Ma ci mancherebbe altro. Ma io c'ho educazione. Facciamoci di buone per me. Ma non è caso. Siamo alle solite. Ma mi mortifico. Va su. Va bene, ma vado io. Chi fa voi? Chi è? Il poliziotto comunista. Ti apro poco. Ecco, stavi scappando. Stavi scappando e io non ho trattato nulla. Non so, pallottole vere. Mamma mia, mi sa incennare. Catalo, no. Che c'è? No, vieni qua. Che c'è? No. Io c'ho una paura. Cammino! Non gliela facevo più. Cammino! Mi stavo spedendo. E qui come facciamo adesso? Sei pratico? Passa. Da qui, Che Pino! Accidenti, dove siamo? Qui. Là ci stanno gli americani. Gli americani. Io sono amici. La luce. Schioppi! Hanno finito!
Ma chi sono questi che sparano? Ma sono gli americani. E tu hai detto che sono amici? Eh beh... Questi ci sparano addosso. Ma per forza, noi stiamo vestuti così. Ma già da... Da tedeschi... Ma sì! Da tedeschi est. Non li mi spogli. Tedeschi est, pure, mi spogli. Ma leva sta roba qua. Molto via le armi. A nascondere invece una parte. Cappello, vici bene. Aspettiamo l'alba. Fino all'alba dobbiamo stare qua. Cammina, muro muro. E ci mettiamo? Muro muro. Non trovi il buco, riesci bene. Cammina, andò. No, cammina. Muro. Ma che volevi che te lo facessero su misura? Lo so, beh, va, va, va. No, vai tu, vai tu, vai tu, vai tu, vai tu. No, montati. Vai tu che ti guarda le spalle. Montati, non fare complimenti. Non faccio. Non fare complimenti. Non facciamo complimenti fra di noi, via, è questione di educazione. Ma che educazione, bambini? Lo sai cos'è? Vigliaccheria, tu sei un vigliacco. Vado io, va bene. Va, 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 va. Vado io, guardaci per voi. Vai, vai, va. Guarda bene. Ma che fa? No, qua no, 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 no. Non è il posto. Qua. Guarda se viene qualcuno. Ma che fai qua? Ti fanno un momento, questo è il momento, cretino, fammi la staffa. Cosa hai capito? No, la staffa. La staffa. Dillo prima, fammi la staffa, fammi, fammi. E io capisco. Uccide per stare qui con voi, per vivere nel paradiso russo. Viva la Russia! Viva la Russia! Che fai lì, in fila? Come on, come on, hurry up, sbrigati! Cammina! Now, if you are for take a break. Fernando, come potevo andare questi porti? Il muro. Io mi trovavo all'est. Ho voluto scegliere la libertà. E sono venuto all'ovest. E sono caduto dalla padella nella brace. E voi? E anche noi ci troviamo qui a causa del muro. Ma sì, volevate squagliarvelo? No, quando alzarono il muro, quelli dell'est cercavano di scappare in tutti i modi. Ah. Allora si buttavano dai balconi alla finestra, dalle terrazze. Ah. E la gente di sotto con i tendoni li aiutavano. Allora noi che pensammo? Certo, ma mo vendiamo le lenzuola per i tendoni. E ci mettiamo a vendere le lenzuola, affari d'oro. Ma la gente che si buttava, appena cadeva, quella delle lenzuola era una fragica. Allora morti, ferita, senza braccia, senza gamba. Si sta giù! No, è statissimo! Sotto, sotto, sotto! No, è statissimo! Lo sai che io mi diverto un mondo. Ah, sì? E preferisco stare in galera qui all'ovest che essere fucilato all'est. Ti voglio sotto, voi... Siete fissati. Io vi ripeto che l'ammiraglio Canarinus è evaso. Non sappiamo dov'è. È falso. Noi sappiamo dove si trova il criminale Canarinus. Con questa proiezione vi proveremo che le nostre accuse sono vere. Pronti? Pronti. Diapositivo numero uno. È lui. Non c'è ombra di dubbio. Ma sarà una somiglianza. Io vi dico che è impossibile affermare che quell'uomo è ammiraglio Canarinus. Impossibile? Non è quello cortile della vostra prigione? Niente. Seconda diapositiva numero due. Ecco, vedete, ammiraglio Canarinus mentre fa saluto nazista. È tutto falso. L'ammiraglio Canarinus non si trova nelle nostre prigioni. Queste diapositive sono truccate. Se non credete alle nostre fotografie, fateci controllare vostre prigione, altrimenti tutto il mondo conoscerà questa vostra ignobile truffa.
È evidente che si tratta di un equivoco, colonnello McCloud. Quindi io proporrei di andare subito a fare questo controllo. Oh. Giustissimo. Vogliamo andare? È quello che volevamo. Andiamo. Ma che vogliono? Che ne so. Lo sai tu perché ci hanno radunati qua? Vorranno premiare qualcuno per la buona condotta. E cioè, è giusto. Ragazzi, cerchiamo di farci onore. Ricordiamoci, noi siamo degli italiani all'estero. Prego. Prego, generale. Eccolo qui, è lui! Allora, generale, è lui o non è lui? Guardatelo, il suo solito atteggiamento brioso e militaresco, la sua grinta di criminale, il suo sguardo di uccello rapace. Questo ce l'ha la faccia dell'uccello rapace? No, ce l'ha con te, con me. Ma... vi giuro, generale, che non sapevo che foste qui. Ma una parola sola, prendetelo in nome della distensione. Colonnello, presto portatelo via. No, un passo dietro, poi. Dietro! Sì. Avanti, marcia! Dichiaro aperta la seduta per il riconoscimento dell'ammiraglio Canarinis. Saditesi. Non ho capito. Sedete! Ah, lei voleva dire, scusi, ecco fatto. Riconoscete di essere l'ammiraglio Canarinis? Ma quale ammiraglio? Quale ammiraglio? Chi lo conosce questo ammiraglio Canarini? Quante volte ve lo devo dire? Io sono Antonio La Puzza, vedovo Nardecchia di Acerra, classe 1910 e rotti. Ho attraversato l'Alto Adige per venire in Germania. Oh! Non vi ostinate, è inutile. Ma no, signore! Io sono vittima di un tranello. Qui stiamo commettendo un grave errore giudiziario. E stiamo attenti a non commettere gli errori giudiziari, che poi ne pagheremo le conseguenze, sa? Ovvia, ovvia. Rispondete. Sì, signore. Non siete forse voi il misterioso capo del servizio segreto nazista? Nein, nicht, nicht wo, no, niente. Noi ne abbiamo le prove, prove che vi annienteranno. Per voi non c'è più scampo, avete le ore contate. Ah no, se siamo a questi io voglio parlare col mio avvocato. Avrò bene un avvocato d'ufficio, io voglio parlare col mio avvocato. Lo state facendo? Sono io il vostro avvocato difensore. E il mio avvocato difensore. Ah, va bene, allora sto in voi. Santi Enarov, aiutami tu. Спросите у него, почему он отказывается признать, что он Канаринис? Да. Почему a me no? Se vi ostinate a negare di essere l'ammiraglio Canarinis, noi vi metteremo a confronto con un testimone. Sono contento. La vostra vita dipenderà da questa testimonianza. Sono contento, così si chiarisce questo equivoco. Allora. Peppino Pagliuca, che bellezza! E chi se lo sarebbe immaginato? Peppino, oh, finalmente sei tu. Siete? Sì, che piacere. Fate lui, silenzio! Lo so, lui può testimoniare... Fatelo parlare! Chico, fate silenzio, riconoscete quest'uomo? Sì, come no, io Chico. Ho diritto alla difesa. Chico! Chico, vabbè, ma ho diritto ho alla detto difesa. Silenzio. Silenzio! Fatelo parlare! Conoscete quest'uomo? Come? È che abbiamo dormito assieme nella chiesa. Io l'ho salvato dalla capsa, poi vendevamo la stoffa insieme. Fate silenzio! Racconto volete quando... parlare? Racconto quando vendevamo la stoffa, le risate! Eccellenza, ma non mi fa parlare. Scusi, sa? Cosa sarebbe questo? Ma scusi, come sarebbe? Lei che ne sa io che devo testimoniare? Ma date lei, me dai da lei. Scusi. Vi ricordo che voi avete già identificato quest'uomo al tribunale, al processo militare americano. No, un momento, vi oppongo. E già, qui si tende a influenzare un testimone che già in anteprima assoluta si dimostrò una carogna. Avvocato, a verbale. Non mettere, io non ho sentito bene. Ah no, adesso è anche sordo lei. Eppure sordo. Cercate di contenere un poco di dignità, ammiraglio Canarinis. Ma che Canarinis a Canarinis? Non sono Canarinis, quante volte me lo devo dire? È quello che ci dirà il teste. Ditemi, chi è quest'uomo? Ma calma, che tutto sia giusto. È giusto. Dunque, io sì, lo conosco, è l'ammiraglio Canarino. Ah sì? Ah tu così, ah perdon, lei così risponde. E allora giù la maschera, signore. La verità, dico. Giù la maschera. Volete per forza che io sia l'ammiraglio Canarinis? Ebbene sì, sono l'ammiraglio Canarinis. Va bene? Però questo, sapete chi è? È il mio uomo di fiducia, il mio aiutante, il
mio braccio destro. Io ero la mente, lui era il braccio. Fai vedere il braccio. E ne sapeva più di me. Ma dato come ha parlato, sapete che io non mi conosco. Ah, non mi conosce, reo confesso. No, certo non lo ricordo. Volevo dire che non lo conosco come la puzza, come vedova di Cerchia. Che di Cerchia, Nardecchia, non offendiamo la memoria. La vedova Nardicchia. Ma io come ammiraglio Canarina, io lo conosco. Ah sì? Sì. E io come ammiraglio conoscevo te. E tu eri all'altezza e avevi l'onore di conoscere me, che ero ammiraglio. Ma fammi il piacere, vai via, non minacciate, questo è un minaccio. L'ha capito, sa? Questo è sparco. Voglio andare in Siberia. Cercate di fare il pesto. Il tempo che ci vuole, sa, noi siamo due. La buca è una. Quando io mi voglio confessare. E qui non ci si può confessare, non ci sono preti, questi sono atei. Non è questo, no, dico che se io avessi immaginato che sarebbe finito così, quando io non t'avrei tradito. Lo so. Tu credevi che fucilassero solo me, eh? No, Andò, io non immaginavo che ti fucilassi, ne credevo. Io pensavo, va bene, ti daranno la galera, ma la fucilazione va. Andò, io ti chiedo perdono. Ti ho perdonato perché... Sto! Senti fuori! A voi tenete! Cos'è questa roba? La benda per non vedere! Ma no! Noi vogliamo a viso aperto! Non gliela voglio! Non mi voglio vedere in faccia! Non mi voglio vedere! Peppino, che sei pazzo a morire bendato! Sei un vigliacco tu! No! E allora? Senza me. Non la volete? No. Allora preparatevi a morire da uomini. Sappiamo, noi siamo uomini, sa. Se lo ricordi, signore. Presto, datemi Berlino. Berlino Est. Pronto. Mandate un messaggio urgentissimo al colonnello Chapov. Sì, da parte del Soviet Supremo. Suote, Smirno. Andò, ma tu come fai a stare così tranquillo? Che ci avete, c'è speranza. Suote, Ruscio. Ruscio, andò. Oddio mio. Guardi, guarda. Ragazzi, vedo con Ardeccia. Punzato. Давай спокойно. Остановись. О, месседж урженте дель генерале Челюски. Ricордате, noi salvata vita perché voi potete essere utile a noi. Grazie, grazie. Meglio parlare viso aperto. Volete salva vita, sì o no? Perché lei non ha deciso ancora. Noi no, aspetta voi decidere. Tu ti sei deciso, vuoi salva la vita o no? Ma comandore, ma c'è bisogno di decidere. Ah, molto bene, collaborare. Sapevo che avremmo trovato un accordo. Questo è molto buono per voi. Grazie. Sadites, satives. Sedete, sedete! Ah, sedete! E tu cosa avevi capito? Sentite! Oh, sedetevi! Oh. Sedetevi in russo! Allora, cosa dite voi? Allora, oh! Voi dovete decifrare quello! Un momento, decifra subito questo! Che è questo? Questa sarà la tavola pittagorica russa, non lo so, ma decifra! Che decifra? Chi ci capisce lì? Scusi, affrettami! Io di russo, Ammiraglio Canarines, sì? Voi conoscete segreti tutti i codici cifrati. Beh, sa com'è, marrancio. Ecco la prova. Questo libro è trovato in vostre tasche quando americane consegnate a noi. Ah, sì, sì. Conoscete? E quella è la sbolfia. Chiamatela come volete. Ecco qua. Bombardiere 38. Spia 13. Soldato 11. Musica 32. No, 45. No, 32. 45. Prima facevo 45, adesso fa 32. Scusi, eccellenza. Molto bene, molto bene. Ammiraglio Canarini, se vuoi conoscere tutto a memoria, tutto a memoria. Voi sapete che gli americani continuano a fare voli spia su tutti i territori dell'Europa orientale. E questo non ci voleva credere. Sì, io non sapevo venire. Ma va là. Cicco. Ma da qualche tempo non riusciamo a localizzare questi voli. Abbiamo intercettato molti messaggi radio contenenti i dati di questa crociera, ma sono messaggi cifrati. Noi non siamo in grado di decifrarli. Ci vorrebbe qualcuno che sapesse. Ecco, qualcuno, insomma, che va a cepitare là. E noi
noi abbiamo già trovato. Ah, ah, meno male. Meno male. Meno male. Voi? Lui? Eh? Io? Io? E che c'è? Il professor Pagliuca, casomai. Cosa passione? Quattro passione. Mio aiutante. Fate come volete, ma dovete farlo, altrimenti... Я штаб нового распоряжения. Сообщи контрольную станцию. Да. Касается секретного текста в генеральном штабе. Сообщи в контору переводчика. Сообщение, исходящее из Пекина. Товарищи, Спирна! Через 5 минут на рапорт. È di vostro gradimento? Voi ammiraglio, che ne dite? Beh, Sherry Joseph, prendiamo quello che ci passa il convento, ci arrangiamo. Là ci sono cibi freddi e in scatola, se desiderate qualche cosa di più particolare. Veramente, se ci fosse qualche cosa di caldo. Che so, un'insalatina russa. Oh. Qua fa fredda, Adesso io vi lascio. Se avete bisogno di qualche cosa, spingete quel pulsante. Non toccare, per carità. Se avete intenzione di fare qualche scherzo molto pericoloso per voi, voi siete costantemente sorvegliati da apparecchio speciale. Signori, vi lascio al vostro lavoro. Guardate l'orologio. Domani stessa ora io qua per vedere se avete risolto il problema da noi sottoposto. Ne fate la vostra vita. Tu spidagna. Ha detto due sfidate. A me mi ha fatto impressione quando ha detto a te, dici, io torno domani qua alle 4 e se non hai fatto quello che hai fatto, ne va di mezzo la tua vita, Peppi. Ma sono inteso il sangue. No, pure la tua. E che c'è? Quella ha detto due sfidate, due. E che sono sfidato? Sei tu e sono... Allora sfidato sarai tu, non offendere. No, ci siamo arrovinati. Maledetti il giorno che ti ho incontrato. Ah, sì, questo lo dovrei dire io. E io ho attraversato l'Alto Adige per incontrarmi con te. Attraversate. Vile, vigliacco, non ti vergogni. Pensi chi sei, che sei un italiano. L'Italia che ha dato i natali a illustri personaggi. Fermi. E tutti, e gli altri. E Lucrezia Borgia, e Giovan Battista Vico, e Cima Rosa, e Alessandro Manzini, Sansone, Botteglia, Guerra. Lo so, ma noi siamo due poveri disgraziati di Magliare. Ma chi te lo dice? Ma che facciamo? Ma chi te lo dice? Scusami, tu discendi da questo popolo. Chi mi dice a me che nel sangue non c'hai il bacillo di Lucrezio Caro, per esempio? Di Michelangelo Buonarroti. No. Tu puoi essere una Buonarroti, non lo sai. No. Un po' di volontà, ci mettiamo al lavoro e basta. Vedi, qui c'è la smorfia. Qui c'è il sicario, c'è carta, calamai e penna. Qui c'è la mano dei capi. Tira giù i piedi, che fai? Quelli ci guardano, lì dentro ci guardano, facciamo una figura da carattari. Se dobbiamo farli conoscere, tira giù i piedi. Tira giù i piedi. Ma ce l'hai con me? Sì, quelli ci guardano, lì apparecchio. Cavalici, dimmi! Cavalici, dimmi! Cico! Molto bene, si sono già messi al lavoro. Speriamo facciano presto. Ho scritto. Mi vuoi far sentire per cortesia? Dunque, come prima, abbiamo parte Oriente. Parte? Parte Oriente. E chi parte per l'Oriente? Che ne so, tu l'hai detto. No, io ho detto parte Oriente, una parola. Beh. Allora ci faccio una Una legatura.
Ma te pare a te che l'americano ti vengono a fare niente di meno, ti fanno un messaggio segreto così. Si capisce. Ma gli americani sono capaci di fare qualunque cosa, e anche i russi. Ma tu hai capito che quello vogliono sapere, i russi, questi i capoccioni qua. Vogliono sapere il percorso degli aerei spioni. Gliel'abbiamo detto, dietro al portone. Ma che c'entra? Ma no, apriate l'antenna. Oh, santo Dio, ma che ne sappiamo tu? Come dico, io ho attraversato l'alto Adige per incontrare te, per passare tutti i guai che sto passando. Ma fammi piacere, hai capito, pianta. E non Dio lo sa. E non piangere. A pensare che io devo finire i miei giorni in una strada. Non piangere, viettatore, non piangere. Lo sa. Che cerchi? Un fazzoletto. Eccoti un fazzoletto, va bene, ti. Della straniera. Della straniera. E io questo fazzoletto è tuo. Ma trovi, sei mariuoso. L'ho trovato sul tavolo. Sei mariuoso. L'ho trovato sul tavolo, nessuna richiesta, cosa vuoi da me? Un'idea, Peppi, un'idea. Non ce l'ho. E io gli devo l'idea a te. E io gli devo l'idea a te che nella testa c'hai l'acqua fresca, acqua tiepida, acqua sporca. L'idea è mia, perché sono un genio. Dunque, senti un po', ti ricordi tu che io ti parlai di quella mia zia, monaca, morta? Quella chi? Di Monza, zia monaca di Monza. Ah, hai capito, la monaca di Monza è tua zia. Ma non confondiamo, non è quella, è un'altra. Allora, è una zia che è morta poco fa. Dunque, quella quando mi viene in sogno, ma da i numeri, e io attraverso questi numeri decifro l'enigma di qualunque cosa ci può capitare. Adesso mi dovrei mettere in contatto con la defunta. E stai tranquillo, che quello ci mette in contatto il colonnello russo con i defunti, i miei e i tuoi. Sei pessimista e iettatore, pessimista e iettatore. Non hai capito niente, mi devo addormentare, devo dormire, hai capito? E dormi. Cioè io dormo così. Non perché mica un cavallo bisogno? Che mi addormento così. Ma che ci vuole la nonna nonna? L'hai detto, ho bisogno della nonna nonna, della ninna nanna. Ho bisogno. Vuoi collaborare? Papì, vuoi collaborare? Ma che devo fare? Devi collaborare. Sei disposto? Se no questi si ammazzano. Questi ci imbiccano. Corda e sapone, al collo, il cappuccio in destra. E che si fa? Che dobbiamo fare? Collabora con me. Va. Quando va la Nina? Io, la Nina no. Fammi piacere. Sono abituato così. Ma fai schifo. Ti farò schifo, pure tu mi fai schifo. Ma fai schifo. Ma è un sacrificio stare così. Ma se non fai così non mi addormento, è un'abitudine. Oh. Oh, guarda, nonna, Rupes, ma qui. E sono abituato. Sono abituato così. Ma guardate la capizioso. Oh. Nonna, e se non metti il dito in naso non mi addormento. Non dormo, io da cieco. Ma vuoi collaborare, signor? Спокойной ночи. Scusami se arrivo un po' in ritardo, ma capirai, sebbene io sia uno spirito, il viaggio da Monza a Berlino è piuttosto lunghetto. E quale Berlino, poi? Mi hai fatto venire a Berlino Est? Antonio, tu ti metti nei guai e poi tocca a me alle vartici. Adesso ti mostrerò degli oggetti e tu dovrai trovare il numero cabalistico corrispondente. Ci proverò. Una padella, una caffettiera, una spazzola, e questo to è un battipanni. Grazie zio Monaco, grazie zio Monaco. Non ti sbagliare, ciao zio.
Peppino! La CIA! Ci siamo! La Dadi! Zia Monaca, in sogno! Morto! Ma ha risolto via. Tutto! Zia Monaca, in sogno! Ma ha risolto tutto! La Smorfia, dove sta la Smorfia? Sta là, sta là, sta là! La Smorfia! Scrivi! Scrivi! Dai. C'è bisogno di una Smorfia! Padella 66. Spazzola. Dunque, spazzola con i peli. Spazzola 30. Caffettiera 61. Battipaglia. Battipanna o battipaglia? Quelli che si battono i vestiti. Come parla male, tu sei ignorante. Lascia fa, scrivi. Sette. Hai scritto? 66, 30, 61 e 7. I pulsanti. Dove? 66, padella. Eccoli qua i pulsanti. 30. Porca miseria, voglio chiamare tutti. Andiamo subito. Una spacca. Avete decifrato? Sì, signore. Eccola qua. Oh, bravo. Come avete potuto decifrare questo paradigma? È stato lui. Io no, comandante. Lui è il comandante Catarina. Oh. Ha fatto tutto lui. E come avete fatto? Segreto professionale. No. Dunque, 30 oggi, 61 le direttrici di volo, 66 le coordinate. Ah, 7 è l'ora X. È così. Bravissimo. San Giovanni, vi aiuto, vado. Controllare, mancano pochi minuti, ognuno a posto suo. A posto suo. Controllare. Controllate, Andiamo. Via, urla. Allora. Pronti in coda? Vi controllo spazio aereo 7-4. Chiudete le sportelle? 7-4, chiama A-12. Pronto, base A-12, collegamento 4. Qui centrale di tiro Poliuskin, coordinate 66, direttrice 61. Ci siamo, volete controllare direttrice? Dove sta questa direttrice? Adesso ce la danno e dirigete voi. No, vuoi dirigere tu? No, io non mi sento bene. Non si sente bene, dirica lei, per carità. Qui centrale di tiro Poliuskin. La direttrice 61 è sopra di voi. Pronto radar. Radar pronto. Inquadrate 66, linea 61. Pronti. Ma allora, che cosa decidete per questa direttrice? Cosa decidi questa direttrice? Non lo so, se è carino facciamola entrare. Niente, cosa decidete? Ma è possibile che lei ha paura di una direttrice? Forse c'è un direttore altro due metri e se ne fregava. Lasci farlo, ci penso io. Ma per carità, parlo io. Pronto, chiamatemi la direttrice. Quale direttrice? Direttrice 61. La 61, la direttrice 61. Sopprimetela, eliminatela. Chiudo, passo. Ho chiuso. Attenzione. Bersaglio in avvicinamento. Radar inquadra bersaglio. Eccolo inquadrato. Eccolo! Oh, io. Eccolo! Spionsky era bamba, smadrina! Siete stato molto bravo, ammiraglio Cannarina, generale Siliuski, molto contento di voi! Complimenti, caro lui! Anche a lei! Direttrice eliminata! Pronto, qui il radar! Posizione aereo sconosciuto, coordinate 61-66! Pronto, ripeto! Posizione aereo sconosciuto, coordinate 61. Sconosciuto è un 2, ma finalmente conosceremo questo aereo. Che ne dite? Tu dici sì. Non ci scapperà, l'abbiamo sotto tiro. Via full. Attenzione, centrale controllo spazio aereo. Tiro! Abbiamo i dati di tiro. Attendiamo ordini. Ripetiamo. Centrale controllo spazio aereo. Abbiamo i dati di tiro. Attendiamo ordini. Attenzione! Qui centrale missili! Metti in contatto base missili! Giumpri casa! Tavarisci, ma metti da scalo! Ti dai tipi case! Giumpri casa! Rachetne, base Blini! Pronto, base missili, avete aereo sotto tiro! Siamo pronti! 7, centini, 3, 2, 1, 0! Fuoco! A voi! Colpito! Colpito! Molto bene! Tavarisci! На рапорт! Товарищи, приготовьтесь к рапорту, пожалуйста! Быстрее, все вместе, а? Алло! Molto bene! Tavarisci, mi è stato
annunciato in questo momento che il pilota dell'U2 si è gettato col paracadute. Molto bene, così abbiamo anche un prigioniero. Dove ты был? Своего начальника Киабатута, миропретио. Что вы не знаете, кто я такой? Я вас всех, сукиных сынов, загоню в Сибирь. Noi abbiamo una proposta da farvi. Ricordate l'ultima volta che ci siamo incontrati? Certo, volevate un criminale canarini. Già, e voi ce l'avete molto gentilmente consegnato. E che ne avete fatto? Lo avete fucilato? Non ancora. Abbiamo riconsiderato la situazione e riteniamo che spetti a voi processarlo. Come? Sareste disposti a consegnarcelo di nuovo e a quale condizione? Che ci consegnate in cambio il professor von Brunner e il generale Wilfred. Questo mai. Allora siete voi cattivi che non amate la distensione. Generale MacLeod, forse questa è una possibile soluzione. Possibile? Ma certamente. In fondo non facciamo altro che scambiarci dei criminali. Sì, forse la cosa si può fare. No, no. Allora non resta che stabilire le modalità dello scambio. Alla porta di Brandenburgo e dopodomani. All'alba. Alle 6. Ok. Carasciò. Non sono il professor von Brunner e il generale Wilfried. Cosa ce ne facciamo? Ah, perché quei due lì sarebbero l'ammiraglio Canarinus e il suo assistente. Io direi... Anch'io. Tutto il mondo in questo momento ci osserva. Certamente, e ci giudica. L'importante è salvare la distensione e nemici come prima. Prendeteli. Let's get away from here. Volere passaggio? Prego, salire, accomodare, prego, entrare, ma prego, volere venire. Ecce qua! Noi vi ringraziamo tanto del passaggio che ci avete dato. Veramente gentili. Ed è difficile oggi trovare delle persone che... Sì, come no. Quelle ci hanno lasciato là come due salame. Che mania. Porca miseria. Oh, sentite, noi andiamo all'aeroporto. E voi? Anche noi. Ah, ma no, vanno all'aeroporto anche loro. Il calcio sui maccheroni. ma noi andiamo in Italia. A Napoli. E voi dove andate? Cina. Ah. E voi vieni con noi. Ah, ma che cena? Non provare a fuggire. Ando. Non uccidere tutti e due. Perché la nostra grande Cina ha bisogno di grandi cervelli come i vostri per superare America e Russia. Ando in Cina. Oh mamma mia.